senza microfono, quindi buongiorno a tutto a tutti da Firenze. Vi ringrazio, come sapete il nuovo taglio di SOS Destination parte con un tandem, allora appunto presento con me Luca Romozzi e mentre appunto si collega a Luca Romozzi di Sojourn, presento un po', introduciamo un po' quello che è il tema dell'episodio di oggi di SOS Destination. Voi sapete che, ciao Luca, Ciao, ciao a tutti. ciao, voi sapete che quest'anno lo facciamo appunto in partnership con Sojourn perché abbiamo voluto dare questo taglio un po' di data driven con queste due sfaccettature, una legata più alla parte di analisi, quindi dati che servono a costruire un monitoraggio, ma anche a prendere delle decisioni, e poi c'è tutta un'altra parte legata a Luca, la faccio presentare Con una semicitazione che uso rubare è dati e digital, un matrimonio che sa da fare. Quindi l'idea di questi incontri saranno proprio l'incontro, scusate la doppia riferimento, tra dati, analisi e quello che succede sul digital. Perché qualsiasi destinazione in questo momento deve comunque rendersi conto della grandissima opportunità di ognuno di questi mondi, ma ancora più alta possibilità di unire questi due mondi. E quindi cercheremo sempre di portarvi esempi e cercare di vedere quali sono le prossime opportunità di questi due fantastici mondi. Infatti, diciamo che io sono particolarmente felice oggi di presentare i nostri ospiti, diciamo le due eccellenze tra le destinazioni italiane e quindi tra le destinazioni mondiali. Abbiamo il Veneto e la Toscana, due appunto territori con caratteristiche in parte simili e in parte diverse. Il Veneto, la locomotiva del turismo italiano, anche nell'anno horribilis del 2020, oltre 32 milioni di presenze, e la Toscana, che è la regina probabilmente di quello, è probabilmente quella che la definisce a livello internazionale del paesaggio culturale, del turista, del territorio, che ha anche un impatto economico importante, significativo proprio nel territorio in cui il viaggiatore o il turista apporta la propria esperienza. E per entrambi abbiamo due ospiti appunto di eccezione. Li presento entrambi: Lisa Dovico, dell'Osservatorio del Turismo Regionale dei Progetti Europei per il Turismo, che fa parte appunto della Direzione Turismo della Regione Veneto, e poi abbiamo il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo. Abbiamo deciso quest'anno appunto di dare subito la parola, quindi insomma, di lasciare poco spazio alle grandi introduzioni che facevamo magari altre volte, di lasciare subito la parola, e quindi chiederei a Lisa Dovico, della Direzione Turismo della Regione Veneto, di palesarsi, quindi cam e microfono on, e so che c'è anche qualche slide con cui ci presenta le strategie che Regione Veneto ha iniziato a fare, sia in ottica di strutturare un percorso, anche un percorso diciamo molto interessante, anche molto strutturato appunto di pianificazione strategica, sia poi con delle esplicitazioni che ci spiegherà Lisa proprio sul tema dei dati. Prego Lisa, buongiorno, anzitutto grazie di essere qua con noi. Grazie a voi, anzi, un saluto a tutti, un saluto a Luca, un saluto da parte della mia direzione, da parte del direttore Mauro Viti, che avrebbe dovuto essere qui con me, ha avuto una piccolissima indisposizione, quindi no, non sarà qui ad accompagnarci, ma che vi vuole portare i suoi saluti. Io magari vado già a condividere, sempre Esatto. che io, eccoci qui, vorrei Non è il andate. momento migliore per ammalarsi, ma sappiamo che appunto può succedere, e è un grandissimo in bocca al lupo al direttore Mauro Giovanni Viti, e lo ringrazio già da ora per la disponibilità che comunque ci aveva dato. Prego Lisa. Grazie, mi confermi che si vede, ma penso che sia Perfetto. Piacere anche lì tutto nascondi, che così non si vede anche la finestrella
Esatto. Eccoci qua. Perfetto. Sì, come stavi giustamente dicendo tu, ecco, la direzione turismo della Regione del Veneto si occupa praticamente di programmazione. E proprio per questo noi oggi siamo qui a presentare il nostro progetto di Osservatorio del Turismo come uno degli elementi che possono fare parte della, diciamo, io mi piace dire cassetta degli attrezzi dell'operatore, dell'opinion leader, piuttosto che del decisore, per poter appunto conoscere, per programmare. Allora, il progetto dell'osservatorio è nato, diciamo, in un contesto più ampio, che è il contesto di costruzione del piano strategico del turismo regionale del Veneto, che ovviamente è collegato ad una linee guida più ampie, che sono quelle europee, ma soprattutto quelle del piano turistico nazionale, che tutti coloro che ci stanno ascoltando conoscono sicuramente, sicuramente bene. Ecco, due parole prima di dirci da dove siamo partiti per costruirlo. Il percorso per costruire, per disegnare il piano strategico del turismo veneto è stato un percorso partecipato da più di 300 stakeholders, e il piano strategico stesso si basa su 6 assi principali, che sono il prodotto turistico, l'infrastruttura, il turismo digitale, l'accoglienza, quindi come sia come struttura che come capitale umano, l'accoglienza, quindi la promozione e comunicazione, e la governance partecipata. È proprio nella governance partecipata che si inserisce il progetto dell'osservatorio, che come vedremo ha un suo sistema di governance, di gestione partecipato e strutturato. Durante questo percorso di designing del piano strategico è emerso dalle parti in maniera molto forte la necessità di avere un luogo unico di raccolta che fosse ordinato, che fosse sistematizzato di tutte le informazioni, di dati, di analisi che potessero dare alle parti, quindi agli operatori, alle destinazioni, ai destination manager, alle associazioni di categoria, ma non solo, che potesse dar loro delle risposte o perlomeno degli strumenti per capire il complesso sistema del turismo, che sappiamo essere composito, capirne le tendenze attuali, capire quali fossero i dati disponibili, capirne i volumi. Ecco che allora abbiamo costruito insieme a loro questo progetto e siamo partiti dalla consapevolezza che informazioni appropriate, di valore, con valore strategico, fossero necessarie per comprendere le sfide e tutti i fattori che alimentano questo grande puzzle che è in continua evoluzione, che è l'industria del turismo. 3 concetti chiave, andrò abbastanza veloce, poi volentieri con delle domande. 3 concetti chiave che lo contraddistinguono: federato, il concetto di evitare che tante informazioni siano poi alla fine nessuna informazione, e piazza dei saperi, nel senso di luogo unico di raccolta dove posso trovare le mie analisi e ricerche. Federato quindi nel senso che l'osservatorio si basa su una rete composta da una serie di soggetti che sono fruitori del dato che noi mettiamo a disposizione, ma anche fornitori di questo dato. Cerchiamo infatti di raccogliere a fattore comune quelle che sono le analisi, le ricerche, sia per metterle a disposizione di tutti e fare quindi da cassa di risonanza, sia per anche evitare in qualche modo doppi sforzi. La rete oggi è costituita da 40 soggetti sottoscrittori, di cui fa parte come soggetti, diciamo, promotore, ma prima si interparte Regione del Veneto, non Camere del Veneto, ma insieme con noi le 16 destinazioni del Veneto, le associazioni di categoria, gli atenei universitari, associazioni sindacali, Federcongressi. Un mondo composito che è stato anche un po' in qualche modo una traduzione anche del percorso che si diceva prima partecipato, della costruzione in maniera molto più ampia, ma anche qua insomma fornitori e fruitori di dati vanno a costruire, diciamo, un universo composito, giusto? Esattamente, Damiano, la rappresentazione di quella che è la filiera, ma che
che compone, no, questa industria, questo sistema composito, come giustamente dici tu, è un protocollo, quindi questo è il perimetro formale in cui si inserisce, aperto, quindi comunque sempre disponibile a nuovi interlocutori, che appunto, come dici tu, sono fruitori ma anche fornitori di informazioni. L'osservatorio ha la sfida non facile di farne sintesi pur salvaguardando la complessità di tutti questi dati. Quindi tante informazioni e nessuna informazione per questo motivo, nel senso che molte delle informazioni, lo vedremo, che raccoglie e che pubblica, che dà modo di accedere, sono informazioni che, lo sappiamo, esistono già, siamo nel 2021, molte informazioni ci sono già, ma sono frammentate, disordinate, difficili da recuperare, e averle in un luogo unico non è banale, soprattutto in un momento di diluvio di informazioni come quello che stiamo oggi. Avere un luogo di raccolta unico e ordinato è assolutamente un valore aggiunto. La famosa piazza dei saperi, insomma. Un concetto che mi piaceva condividere, l'ho fatto anche in una brevissima conversazione sul blog Officina Turistica con Stefano Marchioro, perché secondo me può anche diventare un punto di studio, ecco, una piazza dei saperi che raccoglie appunto tutte queste informazioni. Esattamente, la vedremo velocemente insieme, però questa piazza dei saperi abbiamo sfruttato ovviamente le opportunità che ci offre il digitale per riuscire a mettere in una piattaforma accessibile a tutti e pubblica. In questo momento osservatorioturismoveneto.it è accessibile e pubblica, e proprio lì abbiamo raccolto in maniera ordinata molte delle informazioni, delle ricerche che sono disponibili da parte dei nostri appunto aderenti, ma altrettanto comunque l'osservatorio sia sensibilizza e stimola il territorio per nuove indagini ad hoc, sia altrettanto ne promuove di proprie, e magari le vedremo insieme. Ecco, solo una velocissima idea sul perimetro formale, giusto per dirci come si è evoluta la cosa a fine del 2019, dopo questo primo percorso di ideazione, di programmazione, si è arrivati ad un accordo tra Regione del Veneto e Unione Camere del Veneto per avviare le attività, ed è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa, per cui all'interno di questo protocollo d'intesa viene dato il perimetro invece operativo delle attività che vengono svolte all'interno dell'osservatorio grazie a tutti i nostri aderenti, che appunto dicevamo adesso essere 40, ma essere un protocollo aperto. Questa velocemente lo schema di quello che è l'organizzazione del sistema della governance che sta alla base dell'osservatorio, e quindi una cabina di regia che è, diciamo, l'organo strategico che coordina la programmazione, un board, quindi un tavolo più asciutto ma che è sempre partecipato e presieduto da person che sono rappresentativi del mondo delle associazioni, delle destinazioni, e che dà gli indirizzi operativi, facendo sintesi da quello che viene dato dalla cabina di regia e dai firmatari, un affiancamento operativo, un comitato tecnico che ovviamente coordina, aiuta anche la parte di indagine, la parte scientifica. Ovviamente questo è un punto di partenza e non di arrivo, per cui c'è anche in questo un'evoluzione con tutti i vari soggetti utili allo scopo, e la traduzione, ecco, di tutta questa parte di ricerca, di informazione, di raccolta, viene tradotta poi in una dashboard con dati di sintesi e dati analitici che raggruppa non solo quelli che sono dati essenziali, che sono quelli ufficiali di arrivi e presenze, che sono ovviamente fondamentali per la lettura dell'andamento del turismo, ma anche molti altri dati, perché il grande tavolo ha bisogno di diversi pezzi complementari tra di loro per poter leggere l'intero disegno. Quindi indagini alle imprese, indagini sul fatturato, sull'investimento, sull'occupazione, indagini a turisti, indagini ad hoc, le vedremo magari insieme, ma abbiamo fatto per esempio l'anno scorso delle indagini sulle motivazioni di viaggio, fatta ad agosto dell'anno scorso, per capire soprattutto nei mercati che ci erano più vicini, quelli di lingua italiana, di lingua tedesca, per capire quale fossero l'andamento, la reputation. Siamo proprio
nella piattaforma corretta con chi ci ospita, che ci dà molte di queste informazioni, quindi capire qual è la valutazione diretta, qual è l'umore online è altrettanto importante, i comportamenti di acquisto, quindi comprendere anche tutta questa parte, leggere la marca di destinazione, dati sulla formazione, sull'occupazione, alcuni appunto dei nostri aderenti sono le sigle sindacali, dicevamo, leggere la traccia che viene lasciata dai big data e saperla però tradurre in indicatori, in dati che possono anche essere letti abbastanza facilmente da parte di chi naviga appunto la nostra piattaforma. E appunto dicevo, grazie, le mie due anime sono appunto osservatorio e progetti europei, ed è vero, tant'è che uno dei progetti europei che abbiamo seguito ci ha dato l'opportunità di testare questa piattaforma che adesso si sta evolvendo, dove noi abbiamo tre aree essenziali. Osservatorio con una serie di alert su documenti che integriamo e implementiamo all'interno della piattaforma, o articoli di interesse che possono essere poi approfonditi. Area di indicatori dinamici e area documentale. Se mi permetti, Damiano, io... perché so che volevi mostrare qualcosa sulla piattaforma e ti chiedo appunto di farlo, perché appunto è online e voglio dire è una piattaforma che è accessibile a chiunque, giusto? Allora dovreste vederla, quindi osservatorio. Avevo anche condiviso il link sulla chat, quindi chiunque abbia voglia può entrare in www.osservatorioturismoveneto.it e accedere esattamente alle cose che stavi dicendo tu. Esatto, quindi osservatorioturismoveneto.it, per accedere è tutto pubblico, quello che vediamo adesso, le tre aree che dicevamo. A me piace quando noi, questo progetto, insomma, ci sono diverse dinamiche territoriali tra l'osservatorio e appunto le destinazioni, l'associazione di categoria, per scambiarci informazioni costantemente. Tra queste non solo il board e la linea di regia che ce ne dà appunto risonanza, ma anche una serie di presentazioni che svolgiamo nel territorio. E in quell'occasione mi piace ricordare che non tanto tempo fa ho assistito ad una mattinata di formazione comunicazione e neuroscienze, in cui ci hanno parlato di tre cervelli che abbiamo, no? Testa, cuore e pancia. Il cuore ci fa coinvolgere, la pancia che in qualche maniera rappresenta la nostra motivazione, che ci dà il coraggio di agire, ma poi soprattutto testa, che è il nostro pensiero razionale. Abbiamo bisogno appunto di conoscere per programmare, abbiamo bisogno di strumenti per poter soppesare l'utilità delle azioni che andremo a fare, per poter elaborare le nostre opinioni. Ecco, noi non diamo con l'osservatorio, non diamo già l'opinione, però quello che avremo piacere di poter rendere disponibile sono degli strumenti per poter elaborare, per poter comprendere se la propria decisione è giusta e quale sia il senso in cui andare. Allora, quindi un'area, dicevamo, di notizie, un'area documentale, poi magari lo vediamo più, ma so che ho adesso i tempi. I tempi sono abbastanza limitati, quindi diciamo facciamo... Esatto. Esatto. Ho solo piacere, quindi qui diamo la possibilità ai nostri operatori veneti di vedere report di settoriali, territoriali sulla destinazione Veneto e anche sulle proprie destinazioni, ma poi Fatti anche analisi. Parte proprio dalla vostra direzione, giusto? Assolutamente. Dalla nostra direzione, fatti anche dalla direzione statistica, ma fatti anche, come dicevamo, promossi dalle nostre destinazioni, per cui ci sono alcuni che sono puntuali sul profilo e il comportamento dei turisti in determinate destinazioni o relativamente a determinati prodotti. Questo lo vedremo, si evolverà nel tempo, il congressuale, il cicloturismo, no, piuttosto che tutti gli altri prodotti, e poi più di scenario di previsione con le altre due parti. Faccio solo vedere la parte, quella che ci rende anche orgogliosi, perché è quella, diciamo, dinamica, perché ecco, in questo senso il digitale ci dà l'opportunità di proiettare quelli che sono di solito dati in formato tabellare di cui diamo disponibilità
una visione più user friendly, no? E che ci permette anche di avere maggiori possibilità di comparazione, per cui arrivi a presenze mostrati su mappe cromatiche, per cui da dove provengono, quali sono i mercati di provenienza, anche con una distinzione per categoria, la possibilità di poterli filtrare, questo stesso per destinazione, ma poi lo facciamo anche per mese, per cui con la possibilità di avere un dato molto aggiornato, adesso abbiamo gennaio, tra breve anche febbraio, possibilità di poter confrontare i mesi precedenti, di confrontare lo stesso mese degli anni precedenti, di farlo per mercato, per nazionalità di provenienza, di farlo per destinazioni. Chiudo dare a dei commenti insieme tutto questo con l'altra parte, dicevamo indicatori di arrivi e presenze fondamentali ma non gli unici necessari, abbiamo cercato in questo modo, in questo momento di dare il dato complementare che è la valutazione online e quindi la collaborazione con Data Appeal che ci permette di mostrare degli indicatori, diciamo, di appeal delle destinazioni, giusto Damiano, sul sentiment e anche se vogliamo su alcuni comportamenti, mi piace dire, dei turisti, come per esempio quali sono le tipologie di visitatori nel nostro Veneto piuttosto che nelle altre destinazioni che possiamo filtrare, per cui famiglia, coppie, e capire se gradiscono o meno la nostra destinazione, ecco, e come questo, quale sia stato l'andamento rispetto a questo. Adesso dammi tu un attimo il timing. Che... Faccio un po' un riassunto, un percorso strutturato che è partito dalla costruzione di un piano strategico del turismo. Ho visto che si è palesato Francesco Palungo e sul piano strategico del turismo italiano sicuramente un ruolo centrale ce l'ha avuto e appunto lo saluto e lo ringrazio di aver partecipato a questo, che è stato tradotto in Veneto anche in un percorso partecipato proprio di costruzione di un osservatorio, di traduzione, di monitoraggio, raccolta e traduzione dei dati in maniera utile, in maniera composita e anche in maniera in qualche modo legata a quelle che sono poi esigenze specifiche di tutto il mondo degli stakeholder del turismo, insomma, unendo sempre la parte, diciamo, di dati ufficiali che non deve mancare mai. Faccio presente che Toscana e Veneto sono tra le poche regioni italiane che hanno un approccio di essere molto trasparenti sul dare i dati. Tante altre regioni non lo fanno. Questo ha un'influenza su essere appunto poi delle regioni leader del turismo, almeno dal mio punto di vista. E quindi un percorso che, come si diceva, riesce poi ad andare nel singolo dato che può essere utile all'operatore. Allora, l'ho introdotto mentre stavo appunto e ringrazio Lisa su questo, naturalmente rimani con noi, c'è anche una domanda, ma insomma volevo dare un attimo la parola a Francesco e poi raccogliamo tutte le domande e le mettiamo insieme. Volevo dare appunto la parola a Francesco Palumbo che insomma ha avuto tante volte il ruolo a partire dal ministero del MIBACT di una volta, insomma, e adesso è direttore di Toscana promozione turistica, e volevo appunto lasciargli la parola a raccontarci la loro esperienza e quello su cui hanno lavorato finora e su quello su cui stanno lavorando. Sì, grazie Damiano, grazie Luca, ma in particolare ricordo che il piano nazionale del turismo, il piano strategico, aveva quattro grandi pilastri, e uno dei pilastri era esattamente la digitalizzazione e l'utilizzo dei dati, e la regione Veneto era una regione all'epoca in cui è stato scritto quel piano, che era condiviso, era scritto proprio con lo stesso metodo del piano del Veneto, cioè in maniera condivisa con tutti gli operatori. La regione Veneto era una delle regioni più propositive e che ha continuato a dare seguito sia politicamente che da un punto di vista tecnico a quel tipo di mandato, che è l'unico mandato possibile nel settore del turismo, no? Nel senso, è una filiera così complessa. Intanto sto provando a condividere lo schermo, ditemi voi se lo vedete. Ci vuole qualche secondo, ecco, adesso lo vediamo. Ok, state vedendo le slide, immagino. Fantastico, se tu schiacci nascondi vediamo direttamente la slide senza la finestrella sotto. Sì, aspetta perché nascondi, ci devo arrivare. Quasi.
Esatto, okay. No. No, adesso va ricondivisa la... Okay. Riproduci? Fantastico, eccoci. Okay. Oh, e quindi dicevamo, è lo stesso metodo che abbiamo riutilizzato in Regione Toscana con Tuscany Together. Tuscany Together è proprio esattamente l'articolazione in inglese con un neologismo del percorso di costruzione dell'offerta per arrivare fino alla promozione fatta insieme agli operatori. Ecco perché l'abbiamo voluto raccontare con quattro pistoni che si muovono in maniera a fasi diverse, ma in maniera coordinata fra loro, fra operatori turistici, regione in tutta la sua composizione, gli ambiti territoriali, perché la regione toscana è organizzata in 28 ambiti turistici territoriali, che sono aggregazioni di enti locali, di comuni, e la comunità e la popolazione che in quei territori opera. Ecco che qua avete un po' più descritto il metodo di collaborazione basato su quanto prevede la legge, quindi gli operatori, come dicevamo, gli ambiti territoriali e anche i prodotti turistici, perché la lettura della legge è doppia, quindi prodotti turistici omogenei e ambiti, e poi la compagine regionale della Toscana, che è fatta dall'agenzia che dirigo, che è Toscana Promozione Turistica, e da Fondazione Sistema Toscana, che si occupa di tutto il digitale, e infine dalla parte che da tutti gli input strategici e di obiettivi ad inizio di anno, che è la Regione Toscana stessa. Il metodo di collaborazione prevede una piattaforma, quindi io direi che l'introduzione delle novità che abbiamo apportato nel 2020 e nel 2021 è duplice. Da una parte è un metodo di programmazione condiviso con i 28 territori che vedete lì all'ambito e lì sulla destra, e invece la seconda tipologia è di farlo con uno strumento digitale. Ecco che il digitale diventa non soltanto un aspetto che riguarda i dati, non soltanto un aspetto che riguarda l'informazione, ma diventa una vera e propria infrastruttura di programmazione condivisa a livello territoriale. Quindi la piattaforma di pianificazione vede Toscana Promozione, che è quella che svolge le funzioni di marketing, i territori, gli operatori e la comunità, come dicevamo prima. Le funzioni sono di ascolto e coinvolgimento, e quindi un'attività vera, piena, profonda, è uno strumento che durante tutto il corso dell'anno ci consente di lavorare con operatori e pubbliche amministrazioni, e non in maniera estemporanea o su documenti cartacei o su documenti che vengono inviati con scadenze, ma noi abbiamo una piattaforma digitale sempre aperta per attivare la collaborazione. E la seconda funzione è un'interfaccia web pubblica che rende trasparente le scelte e i risultati. Pensate quanto conta, pensate in un momento in cui stiamo andando in una pianificazione del turismo che è straordinaria, perché si appoggerà molto sul PNRR, quindi sui piani straordinari di investimento nel settore. Avere una piattaforma trasparente che dice quali sono le scelte pubbliche aiuta fino al più piccolo degli operatori privati, fino al più piccolo B&B, fino al più piccolo agriturismo presente sul territorio, a sapere all'interno di quali scelte anche di programmazione finanziaria di altissimo livello si colloca. Tenete presente che è fatta di migliaia, decine di migliaia di operatori la filiera del turismo, che tutti abbiano contezza di dove sta andando, a mio modo di vedere, è una rivoluzione straordinaria. Lavorare però significa, per gli obiettivi che ci siamo detti, significa anche avere dei KPI, misurare dei risultati. Ecco che noi ci siamo dotati di un set di indicatori e di KPI, di KPI specifici rispetto ai risultati attesi. Abbiamo iniziative di management, quindi attrattività, accoglienza e accessibilità, e invece attività di marketing più classiche riguardo al brand, e poi che sfociano nell'acquistabilità dei prodotti. Questi risultati attesi li misuriamo con ciascuno con dei KPI dedicati a seconda di quello che decidiamo di misurare. Quindi Tuscany Together significa collaborare fra i diversi attori, abbiamo detto che sono tanti con funzioni diverse, programmare l'attività in ottica di mercato, perché l'ultimo step è sempre l'accessibilità sul mercato e la vendibilità del prodotto, e misurare i risultati in un sistema che è circolare e quindi che ci consente sempre di avere input dalla misurazione dei risultati che in itinere ci permettono di cambiare le scelte strategiche, no? Anche in termini di promozione, perché
ho citato e non mi fermo, ma insomma sui motivi di accountability e trasparenza della pubblica amministrazione e di digitalizzazione si possono scrivere trattati, ma la piattaforma di collaborazione c'ha questa dimensione a cui accedono sia gli ambiti, quindi le pubbliche amministrazioni per inserire i loro dati e per vedere i dati che li riguardano, e sia l'interfaccia pubblica con una nuova sezione nel nostro sito che permette invece a qualsiasi operatore B2B, perché il sito di Toscana Promozione è rivolto soprattutto a B2B, ma anche a qualsiasi turista che voglia accedere, quali sono le scelte della Toscana. La piattaforma è organizzata su quattro temi: governance di ogni ambito, prodotto che ogni ambito, ognuno degli ambiti territoriali, ognuna delle destinazioni è in grado di mettere sul mercato, organizzazione e management della destinazione e infine la fase di promozione della destinazione stessa. No, avendo programmato con i 28 territori, noi abbiamo diciamo fatto emergere 52 prodotti che rappresentano l'ampio ventaglio che la Toscana ha a disposizione. Noi siamo una regione, diciamo, che rappresenta in piccolo l'Italia, quindi c'è veramente di tutto. Non è adesso una cosa promozionale, ma dal mare alle città d'arte, dalla possibilità dei piccoli borghi fino agli aspetti paesaggistici, dall'attività outdoor, i prodotti della Toscana sono veramente tanti, mappati e riorganizzati, sono risultati 52 che abbiamo avuto la possibilità di riprogrammare in questo modo con un ordine digitale. Ecco, vi faccio vedere che cosa è uscito anche da indagini di ascolto degli operatori, e vedete come i prodotti, soprattutto nell'era Covid, ci danno delle indicazioni precise in termini di attrattività ma anche di posizione competitiva. E come vedete, nell'era Covid il relax, il territorio, l'enogastronomia sono tutti prodotti che sono sia attrattivi e sia competitivi. Alcuni prodotti, come per esempio il termale, è molto competitivo a recuperare un gap in termini di attrattività. Insomma, è ovviamente quello un po' più indietro, tanto in termini di attrattività quanto di posizione competitiva, in questo momento è fisiologicamente il business, ma l'attività di indagine, di raccolta dei dati, anche con strumenti digitali, diventa fondamentale per una buona programmazione. Questo però a che cosa serve la programmazione, oltre a tutte le cose che ci siamo detti? Anche a scegliere quali sono le priorità di lavoro del 2021. Quindi, raccolti tutti quei 52 prodotti, fatta l'analisi in termini di attrattività e competitività, siamo in grado di definire quali sono le 7 tematiche di promozione della Toscana per il 21-22. Qualcuna molto classica, Firenze e le città d'arte piuttosto che la vacanza al mare, ma qualcuna molto generata dal periodo del Covid. Quindi New Wellness, Relax e Rigenerazione indica proprio come la ripresa del turismo necessita di rimettersi in gioco e di rigenerarsi anche per chi non è stato male, ma colpito dal Covid, ma affetto sicuramente dagli esiti di un anno di chiusura, diciamo, di clausura, o come lo smart working e la lunga permanenza, che nelle aree di piccola destinazione già presentano un'offerta molto interessante, ma che secondo me hanno una prospettiva anche per le grandi e grandissime città, perché pensate tutta la ricettività non alberghiera che resterà. Parlo di Firenze, no? Che è molto organizzata sul turismo di lungo raggio, che resterà probabilmente ancora per un periodo non accessibile o non accessibile nei livelli cui era prima, che alcune forme di ospitalità si organizzano per la lunga permanenza, è veramente in grado di incidere in maniera significativa innovando nel turismo, o il city quitting, per dire ritorno ai borghi o ai sapori autentici, e infine la Toscana vista come live in culture, cioè come luogo dove accadono delle cose, degli eventi, delle manifestazioni, e non come luogo dove si viene solo a vedere. E per essere però molto orientati anche alla commercializzazione del prodotto, ecco qui che la nostra campagna, che è quella Rinascimento Senza Fine, si appoggia su visittascani.it, che è il sito di destinazione, ma ha anche aperta una call per le imprese che su quei 7 temi ci possono rappresentare la loro offerta, in maniera tale che le aiutiamo in una fase di commercializzazione non diretta sul nostro sito, in diretta su loro, ma a far emergere la nuova capacità propositiva che gli operatori veramente dimostrano in questo momento in maniera molto innovativa. Tutto questo percorso è un percorso che ci porta a dire, secondo me, una cosa principale.
e che è questa, che per quanto riguarda tutto il ragionamento sui dati, il compito importante sulla ragione della regione lo abbiamo detto, e soprattutto di trasparenza, ma noi abbiamo tutto un sistema, un set di intelligence dedicato al turismo, di sentiment analysis, intelligenza artificiale, data intelligence, set che costituiscono, come dire, un tool complessivo che iniziano a strutturare un vero e proprio DMS. L'augurio, che qui va al Veneto, va un po' alle regioni che vogliono, alle destinazioni, chiamiamo così, che vogliono partecipare, è di iniziare a costruire un vero DMS condiviso, almeno interoperabile, in cui i dati sono la base per arrivare a una dimensione di piattaforma nazionale. È un po' il percorso che stiamo avviando con la Toscana, ma ovviamente siamo aperti alle collaborazioni con qualsiasi altra destinazione. La parte analitica di dati è la parte di base fondamentale all'inizio e, come dicevamo, in maniera circolare alla fine del processo. Wow, devo dire, sapevamo di aver invitato due superstar, ma le aspettative sono ben oltre ora, cioè sono, diciamo, il contenuto e le idee hanno sicuramente superato le aspettative, quindi complimenti sia Francesco che Lisa, perché veramente, non so, queste 40 minuti mi hanno dato molto carica, io che vivo da italiano all'estero, vedere comunque dei progetti strutturati è sempre bello e interessante, ma comunque anche si vede molta passione di fare le cose per bene, quindi bello. Io quello, prima di poi passare alle domande, Damiano, una cosa interessante di tutte e due, e penso che sia un tema secondo me fondamentale per la ripresa, è la collaborazione, ovvero sia Lisa con un approccio dell'osservatorio sulla collaborazione open data, sia Francesco quindi con la Toscana sull'apertura, anche se B2B, ma almeno di collaborazione tra le DMO per coordinarsi, penso che sia questo uno dei temi fondamentali per tutti. Praticamente, quindi che si lavori dal parte della promozione, del management, penso questo sicuramente è uno spunto. Quindi, non so, Damiano, ho visto che c'è una domanda. Io volevo sapere se appunto rispetto a questo tema qua volevate aggiungere, Lisa, Francesco, qualcosa, perché secondo me la collaborazione e anche, mi permetto di dire, la strutturazione di un percorso, perché entrambi i percorsi hanno il tema della governance, hanno il tema di dover in qualche modo gestire tutto quello che appunto porta a un risultato. Quindi su queste cose volete dare una battuta prima delle domande, molto volentieri, perché appunto poi domanda, e poi volevo anche introdurre, e magari gli chiedo di palesarsi, a Mirko Lalli, che ci ha raggiunto anche durante la conversazione, quindi insomma prego Lisa e prego Francesco. Lisa. Guarda, grazie Francesco, mi permetto solo una battuta, anche perché insomma chi con me più di me si occupa di programmazione lo ricorda spesso, è necessaria organizzazione dietro una destinazione, prima ancora di una promozione, prima ancora di molto altro. Per organizzare una destinazione, la collaborazione o una governance, un sistema è indispensabile. E quindi per forza di cose quello che dice Luca è corretto e sono felice che emerga. Ecco, vedo dopo questo periodo di crisi che abbiamo avuto un percorso ancora nuovo, ancora più forte in questo senso, e ho visto tra le domande che dopo risponderò come ci chiedono, come stimoliamo noi i nostri... Rispondi pure. Sì, l'occasione mi sembra giusta, perché un po' chiederci, e ringrazio per la domanda, come stimoliamo la partecipazione, l'adesione... ecco, se ci sono dei compensi economici, del valore economico in questo senso, la partecipazione credo sia esso stesso il valore, no? Per cui come dire, il ritorno dell'informazione, il fatto di poter far parte della creazione di questa organizzazione è il primo dei valori che viene tornato. Senza di questo direi che una destinazione non esiste, perché come i dati, il ricercatore dice, i dati siamo noi, ma anche la destinazione siamo noi, la filiera, no? Quindi
non il solo e l'unico, da solo, ma solo con la partecipazione e con l'organizzazione. Per cui assolutamente quello che dice Luca, assolutamente anche quello che dice Francesco nel discorso di condivisione dei dati, che è anche un pilastro per la regione del Veneto. Sì, per quanto mi riguarda, io direi che Tuscany Together dice tutto, un hashtag che è collaborazione per definizione, e io sulla programmazione e sul metodo, diciamo, insomma, ne ho fatto, come dire, è la mia formazione. Io in realtà mi occupavo di politica economica, sono al turismo con un atteggiamento e con una mentalità di programmazione. Purtroppo in Italia c'è poco, e quello che manca è perché programmare sembra una scelta politica, invece se uno si dota quel metodo, poi si evolvono, cambiano e si conseguono le varie fasi e le varie scelte politiche siano giuste, ma il metodo deve restare quello. È un metodo che consente di andare avanti, no? E di dare sicurezza anche alle imprese che si sta seguendo un percorso. Il percorso si aggiusta, si adatta, si migliora sempre e cambia, ma è un'evoluzione. Mai, vi ricorderete il film di Troisi, quello per i più giovani forse di meno, ma io che calmo in più, che era Ricomincio da tre, dove questo immigrato napoletano dice: tre cose ho fatto buone nella vita, perché devo ricominciare da zero? E in Italia invece tendiamo sempre ad azzerare e si riparte, e siamo sempre lì, e quindi il metodo vale tutto, secondo me. Luca, so che avevi una domanda. Sì, allora, cambiare la cultura, soprattutto impostare una cultura dei dati, non è dal giorno alla notte, cioè è comunque anche un'evoluzione. Poi riprendo lo spunto di Francesco sul dire: il dato non è solo una parte, è un processo, cioè il fatto di continuare a utilizzare i dati in varie fasi o anche in vari team è fondamentale. Infatti dico sempre: per diventare data driven non è che tu diventi data driven e poi ti rilassi, è un processo continuo. Cioè, e quindi volevo capire quali sono le difficoltà che magari avete incontrato e come cercate di superare queste difficoltà, di condividere un po' il know-how. Cioè, io mi metto nei panni anche chiaramente di Lisa dell'Osservatorio, è chiaro che di dati hanno sempre masticato i dati, ma come li come riuscite ad educare il marketing per esempio capirli ed essere pronti, per esempio, con un brief? Perché una piccola considerazione che faccio è: quando lavoro con i privati per delle campagne marketing, siccome sono molto più focalizzate al profitto, sanno immediatamente che brief dare, per esempio. Invece con le destinazioni, effettivamente, senza un riferimento ai dati, molto spesso ci troviamo nel provare a consigliarle. Quindi volevo capire, ora che invece c'è un'ottima impostazione dal livello di dati, come cercate di trasferire questo know-how anche al lato marketing e promozione? Prego, Lisa, se vuoi. Ti ringrazio. Allora, sì, ti rispondo relativamente al marketing che mi chiedi, ma vorrei anche un po' allargarla in generale, perché la difficoltà di una cultura del dato, cultura dell'informazione, non è cosa banale. Dobbiamo assolutamente lavorarci. Io ti rispondo dicendoti questo. In qualche modo, se vuoi, una curiosità. Allora, noi facciamo tantissime presentazioni sul territorio. La maggior parte delle volte che, credimi, sono veramente molto, molto modesta, quindi lo dico solo per raccontare cosa accade, ma la maggior parte delle volte che io spiego insieme al dottor Marchiori, insieme al team della direzione, l'osservatorio, il feedback che ci tornano poi per farci i complimenti via mail, magari se mi conoscono mi mandano un messaggino, è: chiarissimo, ho capito tutto, efficace. Allora, quello che mi fa, la prima volta ho detto grazie, ma poi le cose si continuano e continua ad esserci questo efficace, chiaro, no? E allora mi ha fatto pensare questa cosa, perché se ritorna molto vuol dire che è veramente sentita. Dobbiamo riuscire a fare e rendere accessibile quel dato. Allora, quanto più tu ti senti, come dire, senti che quel dato è accessibile, tu lo riconosci come qualcosa che capisci,
allora quanto più ti avvicini, quanto più poi hai anche, come dire, il coraggio di approfondire e di farti trovare pronto. Quindi io veramente terrei forte il fatto che questo chiaro ed efficace sia quello che è essenziale oggi, senza dimenticarci, come ci siamo detti, la complessità del sistema in cui siamo e la necessità di anche approfondimenti settoriali e verticali su dei temi, però anche la necessità di tradurre in qualcosa che si comprenda e in modo efficace, facendone sintesi. E questa è una cosa. L'altra sicuramente è quella cooperazione e dinamicità di cui facevamo menzione prima, per cui noi cerchiamo con vari gruppi di interfacciarci in modo diretto o attraverso le associazioni, ma anche dandoci sempre disponibili a tutti i suggerimenti, ma anche ai chiarimenti che ci domandano, e stimolandoli anche ad essere loro stessi coloro che si fanno promotori di una ricerca, di un'analisi. Quindi quando ti senti protagonista, senti di far parte della squadra, no? Una risposta efficace e diretta. Prego Francesco, se vuole. Sì, diciamo la difficoltà dell'utilizzo della piattaforma ovviamente è anche verso l'interno, no? Non è soltanto far acquisire il metodo tanto agli enti locali con tutte le difficoltà del caso della PA italiana e poi trasmetterlo alle tante imprese del territorio, ma anche adottarlo come metodo all'interno di un'organizzazione complessa che ha nella Toscana, vede Fondazione Sistema Toscana per il Digitale, Toscana Promozione Turistica per la parte di strategie turistiche, ma anche all'interno della mia stessa agenzia, no? Dove ho chi si occupa della programmazione, chi si occupa dei B2B e chi si occupa di eventi e fiere, e la necessità di capire che Tuscany Together è anche un metodo con cui da oggi in poi si organizzano le fiere, diventa un passaggio fondamentale. Alle fiere, così come i temi che porteremo sui B2B, non sono frutto di una decisione interna dell'agenzia, ma sono frutto esattamente di quel percorso programmato e pianificato che ci dice che tipo di scelte strategiche in base ai dati presi abbiamo fatto e quindi che cosa portiamo a promozione un anno rispetto a un altro, su un mercato rispetto a un altro. Ecco, è un metodo scientifico che quando passa a piccole agenzie e a piccoli team di lavoro è un cambio culturale che, anche se poi nell'agenzia ci sono tanti ragazzi giovani, ma non è per nulla da dare per scontato, però ci si prova, e lo strumento digitale aiuta molto, no? Perché voi pensate, se noi dovessimo dire cambiamo metodo di lavoro, introduciamo la collaborazione e la scelta sui dati, sarebbe complicato. Se noi invece diamo uno strumento che accompagna, e su quello strumento si sale come su un treno che ha un binario definito e descritto, è molto più semplice anche introdurre un cambio culturale. Io utilizzerei il digitale esattamente come switch per questo passaggio culturale alla programmazione condivisa. Grazie mille. Mentre ci andiamo verso la conclusione, intanto chiedo a Mirko di palesarsi per i saluti finali. Volevo fare una brevissima domanda, perché appunto sia il Veneto che la Toscana, in modi diversi, hanno anche un'identità stessa di destinazione. La Toscana, la Tuscany, è molto spesso vista da alcuni mercati di riferimento, in alcuni paesi, in aree di riferimento anglosassoni, come una destinazione sé che traina in qualche modo l'Italia. Venezia è una delle porte d'Europa per tutto il mercato asiatico, ad esempio. Ok. Allora, volevo fare una domanda: se voi, quando prendete delle decisioni, avete sempre un occhio regionale, o se vi mettete anche in qualche modo in un'ottica di più ampia, anche a livello nazionale, visto che, come abbiamo detto, c'è anche una, se sentite questa responsabilità a livello nazionale, o se per adesso il vostro focus anche per la contingenza è solamente regionale. Mi piaceva avere una battuta da entrambi su questo. Vado io, visto che Francesco mi ha sempre lasciato la parola per primo, e lo ringrazio. Fa questa domanda, ma anche la risposta, perché conosco bene lui e so che conosce bene anche il Veneto. Ovviamente la risposta è sì, a seconda la destinazione viene data da diversi fattori, no? Quindi chi ci sta guardando e chi guarda la destinazione, quindi la lontananza o la vicinanza ad essa come luogo fisico, o l'obiettivo specifico che qualcuno, il turista, ha per viaggiare. Quindi a seconda di quale sia il riferimento a cui ci stiamo pensando nel momento in cui programmiamo, ovviamente dobbiamo pensarci come Europa, a volte come Italia,
come Veneto, ma come Veneto anche invece come insieme di una serie di destinazioni a seconda di chi noi ci stiamo riferendo. Quindi la risposta è sì. Grazie mille. Prego Francesco. Sì, no, la risposta è sì, pure per quanto ci riguarda, anche per la forza del brand, no? È un obbligo, ma al di là dell'obbligo, diciamo, c'è proprio un'analisi di brand. Il brand italiano è un brand fortissimo, il brand europeo lo è, come ha detto Lisa poco fa, ancora di più. Muoversi con quel cappello vuol dire potenziare la forza della Toscana, non ridurla. E tante volte noi abbiamo fatto anche tanti progetti interregionali con le Langhe Roero, ma anche con l'Emilia Romagna su Dante in questi giorni. Ma anche sui mercati di lunga provenienza, avere due o tre regioni italiane che su determinati temi collaborano è un elemento di forza, non è certo un elemento di debolezza, è un elemento che rafforza l'offerta e la capacità di attrattività. Quindi sì, collaboriamo. Fantastico. Mirko, ho visto che sei arrivato per i saluti, ti aspettavamo con molta ansia, siamo anzi molto contenti che ci hai raggiunto. Allora, io vi ho seguito e... Stavo zitto dietro le quinte, sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto, riassumendo che la governance e anche l'accessibilità dei dati sono due componenti a cui ci fa, insomma, anche molto piacere poter contribuire con il nostro aiuto. Beh, noi Damiano abbiamo voluto iniziare proprio con queste due regioni perché costituiscono due buone pratiche, non da adesso, insomma, non solo perché collaborano con noi, ma perché da sempre hanno un'identità ben precisa e anche nel coinvolgimento e nella semplificazione del coinvolgimento stesso degli operatori ne fanno un punto di forza, quindi proprio, e questo è anche quasi una definizione di brand, quindi mi sembra che sia stato tutto il percorso raccontato molto, assolutamente molto coerente. Negli ultimi due minuti non so se volete rispondere a qualche domanda, se no diamo appuntamento anche per il prossimo e poi lasciamoci, ci rimaniamo su Remo per chi vuole un po' ai tavoli per parlare così in maniera informale. Allora, intanto ringrazio Elisa Dovico dell'Osservatorio del Turismo Regionale della Regione Veneto e Francesco Palumbo, il direttore appunto di Toscana Promozione. Ringrazio molto per la disponibilità, per la partecipazione, per la chiarezza, siccome è stato un tema che è stato portato avanti adesso anche questo. Volevo solamente appunto dire che in ogni appuntamento molti si iscrivono, poi magari lo vedono attraverso i nostri canali YouTube, ma ricordatevi che c'è sempre una piattaforma che favorisce l'interazione. La apriamo sempre una mezz'ora prima della diretta, la teniamo aperta, abbiamo appunto non solo Luca, c'è anche un suo collega e abbiamo anche Mario Romanelli che è passato tutto il weekend a panificare e quindi troverete al tavolo diciamo tutte le possibili lievitati di tutto il centro Italia che vi aspettano appunto per condividere contatti e continuare la conversazione. So che ci sono altri due appuntamenti che segnaliamo, andiamo avanti con le slide, che sono appunto, se non vi siete ancora stufati di Mirko Lalli, Damiano De Marchi, c'è un evento organizzato da Teamwork in cui The Data Pill Company è partner scientifico. Mercoledì 28 aprile alle ore 14, sala 2, ci troverete durante il pomeriggio tutti e tre, cercate di appunto di prendervi almeno un Malox prima, e poi naturalmente il prossimo appuntamento che è martedì 4 maggio alle ore 15 con, ha sempre questo taglio che è un po' a tu per tu, con Emilia Romagna e Valle d'Aosta, prodotti e programmi a confronto. Un piccolo inciso, io voglio ringraziare particolarmente oggi Luca Romozzi perché è il suo compleanno e l'ha voluto passare con noi. Io naturalmente da, diciamo, persona che, a no. cui non piace l'alcol, stapperò una bottiglia, insomma, quindi almeno virtualmente. Bravo. Almeno virtualmente. Ho il 3 dei miei 23 anni, ho il 3 dei miei 23 anni. Damiano, a qualsiasi occasione buona da buon friulano per portarsi la bottiglia in diretta, finisce sempre ogni SS Destination con qualche bottiglia, con una scusa o con un'altra, quindi... C'è sempre una scusa buona, in questo caso omaggio il Veneto perché appunto... Da buona Veneta, infatti lo comprendo, stavo dicendo auguri Luca anche da parte mia, grazie. Grazie, grazie. Auguri a tutti e complimenti. A presto. Ci vediamo ai tavoli. Grazie Francesco, grazie Lisa. Ciao, siamo ai tavoli. A 4 maggio, grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.